Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, finalmente è arrivato il momento di farvi vedere i tre grattevinci e vi dico quale ho preso. Allora, ho preso i numeri fortunati, che è questo qua, questo da 3 euro. Poi ho preso cuccioli d'oro da 3 euro e l'altro 10 per da 2. Vediamo se uno di questi tre porta fortuna e vediamo se ho vinto oppure no, ma tanto voi l'avete già letto nel titolo. Comunque, mi raccomando, guardate fino alla fine, dall'inizio alla fine il video, perché tanto per scoprirlo, dato che i grattevinci sono diversi, infatti apposta vi dicevo che, come avete visto, ho grattato sotto, per cui io so qual è il biglietto vincente, per cui non potete fare i furbi e andare a scorrere veloce, perché se non guardate, a parte che non è bello, perché io preferisco guardare tutto il video e divertirmi a guardarlo, sinceramente. Comunque niente. Iniziamo, vediamo se uno di questi tre porta fortuna. E prima però mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, un commentino qua sotto e vi aspetto anche su Instagram. Proviamo a vedere, per cui buona visione. Allora, io direi di iniziare da numeri fortunati. E questi due li lascio per dopo. Per cui, questo è facile perché dobbiamo trovare praticamente il numero che c'è sotto. Ad esempio, qua c'è il 54. E vediamo sotto se c'è il 54. Io non vedo il 54, per cui niente. 47. 47 non lo vedo, per cui neanche questo. 29, 29 è qua. È anche bello come grattevinci. Poi 25, scusate. Scusa, 65 che è questo. 75 che non c'è, 50 non c'è, 74 è qui, qua invece abbiamo un 28 che non c'è, 71 non c'è, 41, 41, eccolo qui, ne manca uno, qua abbiamo un 52 che è questo, poi un 30 non c'è, 40 non c'è, 26, 26 è qua. Per finire gli ultimi due che abbiamo un 31 qua e l'ultimo un 44 che è qua. Che sfiga. Se troviamo
se trovavo 27 o 72, vincevo la cifra sotto. Allora, sotto potevo vincere 10 euro, che non sarebbe male, oppure 200.000, se ciao, magari. Comunque niente, direi che questo perdente. Io sono curiosa di sapere anche sotto cosa c'era. C'era un 10.000, un 1.000 e un 50. Tu grattavi questi qua, quando grattavi che completavi ovviamente tutta la fila. Io gratto perché così almeno non spreco il gratta e vinci. Comunque la cifra sono alte, per cui la possibilità era forse 10 euro. Però direi che questo biglietto è perdente. Proviamo cuccioli d'oro. Vediamo. Allora, partenza. Questo è bello, ma è difficile vincere. Sotto, dobbiamo andare sotto. Ci dice di andare a destra. Ci dice di andare sopra. A destra. Sotto, spero che riuscite a vedere. Sotto di nuovo. A destra, a destra, e ciao, sopra, e a destra. Bene, direi che è perdente. Qua abbiamo il simbolo coppa e direi che sarà difficile trovare, perché questo è un collare, questo è un pettine, abbiamo la casa, la cuccia, il fiore, il divano, la lattina, l'albero, gabbietta. Il sapone per finire. Il premio ovviamente erano 500, 3 euro, 1.000 e 10, che secondo me 3 euro o 10, secondo me potevamo vincerli, ma invece questo biglietto è perdente. E vai. Vabbè, direi di continuare e fare l'ultimo gratta e vinci. Ok, proviamo a vedere. 29, 21, 37 e 27. Proviamo a grattare numeri a caso. Ad esempio, qua abbiamo un 26. Che sfiga. Qui abbiamo un 13. Niente. Qui abbiamo un 37. Adesso mi sono accorto. Sì, il 37 ce l'abbiamo e abbiamo vinto 5 euro. Proviamo a vedere se abbiamo vinto ancora. Qui abbiamo un 15, 44 che non ce l'abbiamo, 40, non ce l'abbiamo, 45 neanche, 25 neanche, 39 non ce l'abbiamo. E 32 non c'è. Alla fine abbiamo vinto 5 euro. Beh, direi che ho recuperato qualcosina. Comunque, non male perché 5 euro
diciamo che ne vale la pena. Direi soddisfatta per i 5 euro, almeno abbiamo vinto qualcosa. Direi che questa terza parte del video non è male perché 5 euro li abbiamo vinti. Ovviamente calcolate che quando vinco una cifra come 5 euro, 10 euro, eccetera, non vado avanti a spendere i soldi per i gratta e vinci, perché io spendo solo quelle 2-3 euro massimo. 4 euro, ma neanche 4 euro per prendere gratta e vinci, per cui ovviamente i soldi che vinco non li spendo, li tengo e li uso per qualcos'altro. Beh, non è male perché ho recuperato, se non sbaglio, ho speso 13 euro, se non sbaglio, non mi ricordo bene la cifra, e ho recuperato almeno 5 euro, per cui qualche gratta e vinci li ho recuperati. Per cui questo è vincente e andiamo a ritirare poi i soldi e questi due sono perdenti. Allora, diciamo che come gratta e vinci questi due mi piacciono. Costano anche di meno perché sono 3 euro. Quasi quasi la prossima volta comprerò ancora questi. Adesso vediamo. L'unica cosa è che non sono tanto fortunati perché alla fine cioè, perdo sempre se prendo questi gratta e vinci. Non so perché. Infatti, con il 10 per ogni tanto vinco qualcosina o anche una cifra un po', diciamo, come 5 euro. Vabbè, io direi che concludo qua il video. Spero che vi piacciono questi video, per cui fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se volete, anche in privato tramite Instagram, se non volete lasciarmi un commento qua sotto, io vi aspetto anche su Instagram in privato perché tanto alla fine rispondo sempre a tutti. Per cui se volete anche chiedermi qualcosa, basta solo contattarmi anche in privato se non avete il coraggio di scrivere sotto nei commenti qua. Ok, io direi che concludo qua il video. Noi ci vediamo al prossimo. Credo che la quarta parte del video dei gratta e vinci la vedete verso fine luglio, se non mi sbaglio. E poi vedrò se andare avanti il mese di agosto oppure stoppare e poi giustamente provare poi verso settembre. Non lo so, vi farò sapere. E vediamo se voi volete che io registro solo video nel mese di agosto dei gratta e vinci, fatemelo qua sapere sotto nei commenti, se no giustamente poi a settembre ricomincio a fare i video dei gratta e vinci. Vediamo un po'. Noi ci vediamo cioè io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!